dopo lavoro non si vede. Oramai è buio quando finisco di lavorare. Comunque questa sera è lunedì, sono già pronto con il PC per la premiere del che esce sul mio canale ogni due settimane. E stasera mi è venuta voglia di carbonara, quindi prepariamo una carbonara. Allora, innanzitutto è la seconda volta nella mia vita che faccio la carbonara, e la prima volta mi era venuta veramente buona. Allora adesso la rifaccio. Ovviamente mi ha insegnato a farla la dama misteriosa, che è anche una brava cuoca. Allora, tutto il giorno che penso a mangiarmi una carbonara stasera. Guarda, quelle giornate dove proprio non vedi l'ora di mangiare una determinata cosa, e quindi non vedevo l'ora che arrivasse la sera. Guarda, con la mia cartuccetta per farmi sta carbonara. Allora, come serve la padellina piccola, un po' il soffritto, prendo la bilancia per pesare. Adesso non so se c'ho spaghetti o c'ho le linguine. Spaghetti. E io andrei con e voilà, adesso mi metto qua, manca ancora un'oretta circa la presentazione del video, nel frattempo mi guardo qualche video di qualche altro collega e mi mangio la mia carbonara. Non è la marmitta del van, perché in città era abbastanza caldo e quindi ho detto prendo la moto e vado a fare un giro qua di esplorazione nel Trentino, ma non è proprio caldissimo, ma il panorama merita. Unica pecca, non si scaldano le gomme, quindi bisogna andare. Allora, mani congelate, anche se ho i guanti.
piantata lì perché sono sceso da questa stradina, ma la stradina finiva con dei tronchi caduti da vaia, quindi devo ritornare in su. Il problema è che le gomme della bestiolina non sono tassellate, quindi si scivola. Comunque la riporto a casa, che è meglio. Praticamente la moto mi ha disarcionato. Questo è successo. Stavo andando a cercare un nuovo possibile spot, ma purtroppo mi è scaricato. Mi è andato fuori un posto un dito e adesso sono qua a Borgo. Ieri fino a mezzanotte sono stato in ospedale. Hanno provato a rimettermi dentro il dito tirandolo, ma non ci sono riusciti. Adesso ho un nuovo appuntamento stamattina alle 10 per provare a rimettere dentro il dito nel suo posto, insomma nel suo osso. Fa male quando lo tirano. La cosa più difficoltosa che ho avuto questa mattina è stato avvitare la moca. Prendo anche il mio caffettino. Avvitare la moca è stato veramente un casino perché appunto con un pollice fuori uso ho dovuto usare il mignolo. E questa mattina mi sono svegliato qua, che è un parcheggio qua a Borgo. Vi faccio vedere anche da questa. Questo parcheggio c'è scritto che è vietato ai camper e spero che non mi abbiano fatto la multa, non mi sembra. Di solito se ti fanno una multa non ti bussano neanche, non arrivi neanche a spiegarli, te la fanno e te la trovi lì comunque. Speriamo di no, perché appunto appuntamento alle 10. E niente, la moto pian pianino vedrò di risistemarla. E adesso le difficoltà saranno tipo farmi la doccia stamattina, che ho già pensato di mettere un sacchetto intorno a questo e farla. E poi intanto mi hanno dato 15 giorni di fermo, poi vedremo. Quindi così. Allora, non con poche difficoltà, ma sono riuscito a farmi la doccia in questo mini spazio. E adesso si torna in ospedale, ma si torna in ospedale con stile, perché la dama misteriosa mi ha comprato questi. Mi ha regalato diversi calzini molto sobri, però dai, sono carini. L'altro giorno ero il più, come si dice, il più colorato della palestra, ecco, diciamo così. Vabbè, mettiamoci in sesto e torniamo in ospedale. Poi vi porto a vedere i danni della moto. L'oscurante e non vedo multe, quindi per fortuna non mi hanno fatto la multa. Almeno questa, dai. Qualche euro risparmiato, perché stanotte non avevo alternative, è stato l'unico posto che ho trovato. Ho detto, vabbè, rischio, cavolo. Se mi chiedono qualcosa, gli dico, guarda, domani mattina devo tornare in ospedale qua. E poi se volevano farmela... Dipende sempre chi trovi, insomma. Dipende se il tipo che trovi è frustrato o meno. Praticamente gesso, mi hanno ingessato, mi hanno ritirato dentro il dito, l'hanno ritirato, mi è fatto abbastanza malino, e poi mi hanno ingessato e nella radiografia ho scoperto anche di avere un pezzettino di ferro da non so quanto impiantato qua all'altezza del pollice. E vabbè, mi hanno detto 15 giorni, e però ci vorrà un mesetto fra una cosa e l'altra. Adesso andiamo dove tengo la moto e vediamo i danni, e mi sa che dovrò pian pianino
fare musina, mettere da parte dei soldi per riuscire ad aggiustarla entro st'estate. Però andiamo a vedere com'è messa. Ho trovato il casco che avevo poggiato dentro, in pratica si è graffiata tutta la visiera e qua dove ho sbattuto, però per il resto proprio ho sbattuto davanti. Altri colpi non ne ho preso. È un casco modulare. È un casco modulare. Ma fortunatamente, perché era freddo, in quel momento lì ce l'avevo proprio chiuso e quindi è stato un bene, perché appunto ho sbattuto qua e qua. Dovrò comprare una nuova visiera, ma il casco, secondo me, della botta che ha preso non è esagerata. Bisognerebbe ogni volta che cadi cambiarli i caschi, però caspita, costano un occhio della testa, quindi cambierò la visiera, tanto l'incidente e la botta che ho preso sulla faccia non mi sembra così elevata da dire ho sfondato qualcosa. Ovvio, tutti diranno è la sicurezza, chiedi, però veramente queste cose costano tanto e insomma, secondo me è solo graffiato. Quindi casco. Fortunatamente avevo i guanti. Questo è il guanto destro, questo è il guanto sinistro, questo è il guanto della mano rotta e no, non è neanche tanto segnato, anche perché sono caduto appunto sulla ghiaia. Ah no, questa pedana qua è proprio storta. Questa è proprio storta. E se ne guardiamo da qua, quella è proprio storta. Questa è storta e costa una barca di soldi. Purtroppo. Vabbè. E dopo essermi fatto ingessare tutte queste cose, ho calcolato che l'unico essere vivente che ne gioverà di questa cosa, di questo circa mese di convalescenza che ne avrò, l'unico che ne gioverà è lei. Vero? Ehi! Ma sì! Andiamo a fare le passeggiate! Ecco, almeno una cosa positiva. Pausa pranzo col mio gesso a bordo strada. Oggi mi faccio questi wurstel qua che non so se andrebbero bolliti o fatti alla piastra, ma io lo faccio sulla piastra. L'altro giorno sono andato dai cinesi qua in un paese qua vicino e ho cercato un tagliere in PVC, in plastica. Cos'era? E di quelli grandi, proprio quelli grandi. Ho preso una quarantina di centimetri e ho comprato questo tagliere per circa 12 euro. Perché? Perché quando alla fiera del camper ho visto questa parte qua del Malibu, se non sbaglio, sì, del Malibu, che quando giravi da questa parte qua aveva la parte del tagliere, ho pensato che poteva essere una grandissima idea fare questa operazione anche sul mio van, però non sapevo come fare e appunto durante quel video ho detto sarebbe figo farlo anche sul mio. Uno di voi gentilmente mi è venuto in soccorso e mi ha detto guarda che se vuoi io ho tutti gli strumenti per farla quella cosa lì, procurami il pezzo e io te lo faccio. Allora sono andato ai cinesi, ho comprato il pezzo e voilà. Thank you.
processo di lavorazione, cerchiamo. No. Vi faccio vedere il risultato finale. È stato veramente in gamba, perché mi ha detto: guarda, su quel tagliere ci sta anche un piccolo tagliere per la lucanica, e poi te ne faccio uno anche a forma di van. In pratica questo è il risultato: abbiamo tagliere per la lucanica con le scanalature, tagliere a forma di van, fantastico, e poi questo che è stato fatto, vi faccio vedere, è stato fatto leggermente più piccolo, vedete, di modo che quando è girato vada giù perfettamente nel lavandino. Io ho comprato, non so dove li ho messi, ho comprato 1000 chiodi e queste due pinze qua sono tipo un euro e qualcosa l'una. La mia idea è di mettere, appunto, metterlo centrale perfetto, mettere la 1000 chiodi, mettergli due pinze, una da una parte e una dall'altra, bloccarlo e lasciarlo tutto il tempo che gli serve la 1000 chiodi, e quindi qua c'è scritto 12 ore. 12 ore, lo lascio 12 ore appiccicato, e poi da quello che so la 1000 chiodi, dalla mia esperienza, tiene tantissimo, è fantastica, quindi utilizzo quella, insomma. Se la Patex vuole sponsorizzarmi, perché gli continuo a pubblicizzare la loro colla, sono disponibile. Scherzi a parte, no, non è uno scherzo, è la verità. Adesso mi faccio sti due Wurstel, poi diamo una pulita e mettiamo le pinze, lo attacchiamo e poi lo stacchiamo domani tra 12 ore. Via. Ecco, una cosa non semplice è utilizzare il coltello, sento che se me lo infilo qua dentro è un casino. Beati voi che avete ancora il pollice. Allora, spacchettato la 1000 chiodi, non so se terrà o meno. Ok, lo metto così, poi gli metto questa pinza e questa, e lo lascio per 12 ore. Non ne metto troppa, perché la 1000 chiodi è già strapotente. Faccio proprio secondo me è anche troppa, non l'ho messa sui bordi perché sennò quando schiaccio e lo regolo segno dappertutto. Allora, circa siamo qua, siamo qui. Ok, guardate che figata. Ovviamente il peso è aumentato di parecchio. Faccio una prova nella speranza che non cada. Ok, ci va giù alla perfezione. Beh, io direi che il risultato non è male. Adesso prendo questi morsetti, uno, ok, lo appoggio
qua. 12 ore e il gioco è fatto. Soluzione secondo me moltissimo comoda, soprattutto io che ci abito, perché la possibilità di prendere questo pezzo qua e girarlo e avere un tagliere, rigirarlo e avere il piano d'appoggio è fantastica. Quindi speriamo che questa colla tenga, ma secondo me sì, sono fiducioso. E, ho un altro tagliere a forma di van, che questo lo teniamo qua nel cassetto. Qua. Però utilizzerò quasi sempre questo, perché è qua comodo, giri, rigiri. Ecco, una cosa che spero sia stata di ispirazione per qualcuno di voi, sicuramente dal mio punto di vista. E non so quanto possa costare il taglio, che a me me l'ha fatto per favore, diciamo, quindi ho comprato solamente il pianale dai cinesi, l'ho pagato 12 euro, il taglio non ne ho idea di quanto possa costare, comunque non è male.